Abbiamo ai nostri microfoni Luca Trombino della TL Racing di Praia Mare. Buongiorno Luca. Ciao Manuela, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questa moto ovale. Non sono mini moto, ma vere e proprie piccole moto da corsa. Qual è la grande novità che rappresentano? Sì, allora, partiamo dalle cilindrate, che sono delle 110, dove possiamo già trovare dei bambini dai 7 anni a salire. E man mano saliamo alla 160 e 190, fino a, diciamo, ai 13-14 anni. Poi, diciamo, ci sono campionati e cui siamo iscritti anche noi, adulti, parliamo fino a 30-40 anni, quindi è una moto disponibile a tutti. Il cerchio è un cerchio 10 pollici, quindi non è, come hai detto tu, non è una mini moto, ma bensì quasi una moto. Voi della TL Racing, dunque, oltre alle gare, fate dei veri e propri corsi per quanto riguarda l'insegnamento a utilizzare queste moto, e li organizzate sulla pista di Trecchina, quindi non bisogna neanche andare troppo lontani. Sì, esatto. Noi facciamo dei corsi e dei noleggi presso il Kartodromo Palazzo di Trecchina, oppure anche a Castel Volturno, a Pista Italia. Siamo anche lì. A chi sono destinate quindi queste mini moto, cioè queste piccole moto da corsa? Quindi non solo ai bambini, ma anche agli adulti? Sì, abbiamo una fascia molto ampia, anzi ti dico che quest'anno si sono avvicinate molte donne che magari avevano un po' il timore di salire su una moto e fare, diciamo, pista, perché sai com'è, un po' sembra una cosa un po' scettica mettere una donna sulla moto alcune volte. Però sta andando molto bene da questo punto di vista, c'è stata parecchia gente che si sta avvicinando. Quindi anche per me, diciamo, che su una moto normale, non per scetticismo ma per altezza, diciamo, devo arrampicarmi, non riesco ad arrivarci con i piedi, quindi l'ovale sarebbe l'ideale. Esatto, infatti ti aspettiamo, poi facciamo il video. Va bene, sempre un abbigliamento particolare per usare le mini moto? È obbligatoria tuta protettiva, casco omologato, guanti, stivali, tutto quello che serve per tutelare la sicurezza, prima di tutto. Poi si parla di moto. Noi forniamo anche questo, quindi siamo abbastanza forniti per passare una giornata molto divertente. Ricordaci appunto quando si può fare questo corso in motovale. Noi siamo tutti i sabati e le domeniche presso il Kartodromo Palazzo, quindi ci trovate sempre lì. E ti volevo chiedere, prima stavo parlando appunto dell'ovale e ho letto che si può portare nel bagagliaio della macchina. Davvero è così comoda? Sì, questa è la cosa più importante. Diciamo che chi ha progettato questa moto viene da anni e anni di esperienza e finalmente hanno progettato questa motoretta per metterla in un bagagliaio della macchina e portarla ovunque, ma veramente ovunque. E dunque, in bocca al lupo anche a voi. Come siete messi con le gare? Veniamo da ieri, una giornata un pochino calda, diciamo, e abbiamo fatto un terzo e secondo posto nella categoria Super Sport e un quarto e quinto posto nella categoria Sport. Non è andata benissimo, ma ci siamo difesi. E allora adesso ci dobbiamo divertire a Trecchina. Sì, esatto, per un mesetto di seguito sì. Va bene, grazie Luca per essere stati con noi, grazie per essere stato con noi su Radio DGS a Terra e Fuoco Estate, e buona continuazione. Grazie mille, ciao, buona giornata. Noi continuiamo con la musica, adesso c'è Irama con Nera.